Dimmi questo, non ho mai in questi anni ricevuto così tante richieste di portare un ospite e di fare un'intervista. E allora mi sono detto che forse davvero era il caso, e lo facciamo vedere anche agli amici della diretta sul canale Facebook e su YouTube, di portare qui oggi Nico, o meglio Nicola Lucia. Tutti lo conoscono come Nico il Supremo, perché lui con il suo furgone, con i suoi panini, ha tenuto compagnia per 30 anni al pubblico, agli amici della Notte di Como. Allora, non è stato facile perché lui è un po', come dire, ritroso a queste cose qua, ma ce l'abbiamo fatta. Devo dire grazie anche a Tote, l'amico Tote che ce lo ha portato, ci ha spinto a fare questa cosa, quindi grazie Tote. Nico è qua con noi perché oggi veramente è stato un delirio. Buongiorno Nico, Ciao ragazzi, grazie a avvicinati voi. Grazie leggermente, ecco, perfetto. Ma ancora, grazie, grazie. è stato una cioè, te lo aspettavi? Ieri sera No. abbiamo messo questa notizia che Tote appunto ci ha dato e tu l'hai ufficializzata, no, sui tuoi canali Esatto. social. E devo dirti che è stato un delirio. C'è tantissima gente, sai, tanta quanta gente che ti sta guardando e credo che ti possa portare i saluti. Nico, è bella sta cosa. Guarda, sono rimasto stupefatto, cioè non me lo aspettavo e tutto questo grande affetto dalle persone che mi conoscono. E come mai, secondo te, Nico? Perché, cioè, non è facile, trovare che commenti, gente che ha messo sui social i suoi ricordi di quando veniva. Pensa, una addirittura ha detto: venivo col mio papà, con il ritmo, con l'appunto, insomma, di un colore, e venivamo lì da te, Nico. Cioè, è una cosa pazzesca, assolutamente. Sì, diciamo che il lavoro che ho svolto l'ho sempre fatto in modo decoroso, cercavo sempre di accontentare tutti al meglio dei modi. Ecco, poi tra l'altro la maglietta che Nico, adesso la facciamo vedere, ma no, ecco, è questa che lui indossava lì, perché? Perché tutti sanno che quando andavi da Nico c'era questa salsa particolare che si chiama Esatto, Supreo. Perché l'hai chiamata esatto. così? E l'abbiamo chiamata così perché quando è nata e poi abbiamo fatto questo panino, era il supremo, era il meglio che si poteva mangiare. Ecco, quindi la salsa Supremo e poi è diventato Nico il Supremo e Esatto. ormai e sei così, sarai ricordato perché Nico il Supremo. Certo, Ecco, certo. vedo, aspetta Nico, scusami che mamma mia quanta gente che ti sta già salutando. Giuliana, Sandra, Luca, ciao, salutami Nico, ha fatto la storia, i venerdì Panozzo, ci scrive Sandra, ciao anche da Giuliana, ci sono tanti altri amici che ti salutano e che stanno Grazie. guardando la diretta sul nostro canale di Facebook, ma siamo anche in diretta radio, ovviamente, perché ci sta ascoltando e magari poi lo può guardare dopo. Portate i saluti a Nico. Ripeto, l'ho voluto con tutti i costi perché oggi veramente tanti, tanti, tanti mi hanno detto: devi fargli fare un saluto. Ecco, è definitivo questo stop, Nico. Intanto molti ci hanno chiesto Guarda, perché. per adesso sì, mi prendo una Ok. pausa, poi in futuro, se capiterà qualcosa di meglio, vedremo. Cioè, le porte non le chiudiamo, Quindi, ecco. allora, ti prendi una pausa Mi intanto, prendo una uno pausa. stop, perché, signori, è anche giusto spiegarlo, è forse anche meritata questa pausa. Nico ha lavorato, come diceva prima, 7 su 7, 7 giorni sempre Per su 20 anni, sette. 7 su 7 facevamo, sì, dalle 18 alle 6 di mattina. Che vita è, Nico, fare una vita così? Il focaccione bastardo, ci dice Sandro, non te ne andare, aggiunge ancora Sandro, resta con noi. Da Daniela un saluto, ciao, un saluto anche da Luca. No, ma non è vero, ci ha detto Andrea, ditemi che è una bugia. No, almeno la bugia no, perché lui ce lo sta confermando. Beh, c'è anche questo, poi i ricordi del panino, del Certo, focaccione, certo. ognuno dice la sua, insomma, perché qua tanta gente è venuta E lì. sì, perché lì era ormai diventata una grande famiglia. Esatto. Cioè la gente veniva lì, faceva la sua preserata, Esatto, mi diceva questa cosa prima, Nico. Dimmi, Nico. dopodiché andavano a farsi serata e quando si usciva dai vari locali, perché a quegli anni lì i locali ce n'erano ovunque, si chiudeva da Nico.
quindi... però da Nico voleva dire chiudere alle 4, alle 5, giusto Nico? Quando tu chiudevi il furgone, che ore erano? Esatto, erano le 5, le 6 di mattina, cioè... Mamma mia, ecco, è vero, è conosciutissimo, però devo dire che si è fatto anche il mazzo così, certo. Cioè voglio dire, Nico veramente è stato... Guarda Marco, diciamo che l'ho fatto sempre proprio con la voglia, non mi è mai pesato. La cosa importante è questa, perché poi nebbia, freddo, vento, la neve, esatto. Il caldo d'estate, esatto. Cioè qualsiasi cosa tu ci sei sempre stato. Eravamo sempre operativi lì a Tavernerio. Ecco, sì. Tra l'altro il suo mezzo, il suo furgone lì a Tavernerio, luogo strategico, lo dicevamo, no Nico? Perché chi passa per andare a Erba, chi passa per andare a Bergamo, chi passa per venire a Como, esatto, ovviamente. Esatto. È un crocevia veramente importantissimo. Esatto, perché poi io quando ho aperto e che ho iniziato l'attività era il 95. Ecco, 1995. Giugno 95, e ho iniziato fronte il Fumagalli, diciamo. Ah, sì, è vero, è vero. Sulla provinciale, esatto. Proprio sulla provinciale. È vero, è vero, è vero. E guarda il carbo, non so come si può chiamare. Siamo ritornati lì per chiudere la mia attività. Cioè, è il vero. Giro della vita è stato proprio... Esatto, in questi 30 anni, esatto. Sei stato in quella zona lì comunque, e dicevo, chissà quanta gente hai visto, quante storie, persone che magari erano felici, erano invece in difficoltà, perché di notte un po' di tutti, sì, si fermavano, vero Nico? Ne abbiamo viste di tutti i colori. Infatti non ti faccio entrare ovviamente nei dettagli, però esatto, credo. Di tutto abbiamo visto, guarda. Allora... Ci sono altri saluti che ti devo portare, perché qui c'è gente scatenata, come Axel che dice: ciao Nico, lo storico chiosco. Nico, non ci abbandonare. Matteo dice: il panino condito fatto dallo scudiero Tony. Poi c'è Andrea che dice: ciao Nico. Poi c'è ancora Erika che dice: ciao, un must del dopo discoteca, panini buonissimi e simpatia. Poi c'è Axel, poi c'è Matteo, Andrea, Bianca, Nico, non te ne andare. Come facciamo? Bianca da Erba. Nico numero uno. Ah, c'è anche Morris, l'amico di Tote, il socio di Tote. C'è Marilena che ti saluta. Ciao Nico, Sandro che ricorda il tuo focaccione. E Cinzia, ci mancheranno i tuoi panini, in bocca al lupo, buona vita e a presto. Ecco, ciao anche da Tiziano. Alcuni che ci dicono: ma ci ripenserai? Ci puoi ripensare? Tu l'hai detto in apertura. Devo dire che veramente è un delirio anche di affetto. Ieri sera quando abbiamo messo la notizia, ma oggi ti ho fatto venire, perché credo che vedi, e questa è la conferma. Guarda, voglio ribadirlo, diciamo adesso mi prendo questa pausa, perché comunque però è anche giusto questa pausa, Nico, perché eravamo arrivati ormai puoi godere, a questo punto, esatto. Che la sera non girava più nessuno, diciamo. Poi adesso ne parliamo anche di questa cosa, però ecco, poi magari non so, non posso dare un tempo, magari anche a livello di localino, su Como, vediamo, cioè, tutto poi è possibile, ecco, tutto è possibile. Ci si può rimettere sempre in gioco, non è che finisce il mondo oggi, ecco. Sei un mito, dice Erika, non puoi mollare, Rino, le mie pupille gustative ti ringraziano. No, le mie pupille gustative stanno piangendo, dice Rino, perché in effetti, ricordando i tuoi panini, i migliori ricordi, anche da Ramona. Ciao Nico, Ottica Lariana ti segue anche in diretta. Omar ti saluta, Omar, grazie, dell'Ottica Lariana. Grazie a tutti. Ciao a Carmen, ciao ad Antonio, ciao a Luca, Ramona, Rino, Erika, Marilena, Cinzia, Luca, Francesco. Cinzia, aiutiamolo a trovare una nuova location, facciamogli una... incredibile. Praticamente dice Erika: hai sfamato tante generazioni e ti ringraziamo. Anna Maria ti applaude. Beh, insomma, voglio dire, un calciatore forse non avrebbe portato a casa tutto sto ben di Dio. Non pensavo, guarda, sono veramente contento nel mio piccolo di aver lasciato una nota positiva, ecco. Spettacolari panini, dice Orietta. Ecco, Antonietta, scusa. Ognuno adesso dice hai fatto bene, bravi amici. Il ricordo legato a Nico, alle serate, ai momenti belli, anche alla musica, perché ieri nei commenti molti hanno detto che la tua era una musica pazzesca, quella che mette, perché sì. Quando venivano lì era come andare in discoteca. Esatto, noi diciamo negli anni 90, 95, 2000 si andava molto con rock, blues,
E poi siamo andati dietro un po' al sistema, discoteche e via dicendo. Comunque la gente lì non si annoiava, cioè lo vedevo perché eravamo tutti belli, felici e contenti. E in tempo, ecco la cosa bella di Nico, perché questo va anche detto, io mi sono fermato anch'io diverse volte, va detto Nico che in tempo zero, cioè riuscivi anche a dar retta alla gente e preparavi anche i panini, cioè quindi no, e beh, non è facile, cioè No, cercare di certo. essere, cioè non farli aspettare, insomma. No, no, cercavo proprio di soddisfare il più possibile veloce, cioè. Allora, poi c'è ancora i saluti di Francesco, di Erika, che tu ci hai dato simpatia, allegria, musica e buon cibo. E Katie che dice momenti bellissimi da Nico. E Marisa che dice, ma i tuoi collaboratori non possono continuare. Dai, Nico, come dire, è una super. Ormai siamo diventati tutti vecchi Tiziano ormai. che dice, bei tempi quelli da Nico. Insomma, devo dire che stiamo aprendo la pagina dei ricordi, una quarantina già di commenti in un paio di minuti. Devo dire che ti fanno capire quanta gente c'è, reazioni, tanti spettatori, molti che ti salutano. E, diciamo una cosa, Nico, vabbè, tu hai già detto prima, allora, che mai dire mai, giustamente. Certo. Roberto, vorremmo Nico in zona stadio alle partite, grazie di tutto. Non si può, non si può, Roberto, non si può. Poi comunque Esatto. adesso ho fatto un'altra scelta. E poi Sandra, Irene che dice: quanti ricordi, ciao Nico, buona vita. Vabbè, dopo te li vai a vedere. Certo. Senti, una cosa importante forse Sì. da dire, Nico. Il Covid ha un po' cambiato tutto, però, Ecco, eh? lì Da lì. dal Covid Tu hai abbiamo. tenuto duro, però, però, insomma, è vero? Esatto, è quello che volevo proprio spiegare a tutti i miei clienti, tutti quanti. Dal Covid, diciamo, abbiamo ritirato fuori la testa, Eh sì, non è cercando di facile. vedere un po' come si evolveva il nostro lavoro, e c'erano momenti alti e bassi, sembrava che si riprendeva, Esatto, poi, poi infatti. così. E niente, abbiamo fatto il 2020, 2021, 2022, 2023. E lì basta, ho preso la decisione perché proprio visto il crollo, cioè ormai la sera io alle 9, 9 e mezza chiudevo. Ecco, questo fa capire, Nico, no? Che era Esatto. cambiato Poi tutto. c'è da dire questo. Allora, stiamo parlando di 30 anni di attività. Quindi tutta la vecchia guardia che veniva, ormai tutta gente sposata con figli, per cui la gente cambia anche lo stile di vita, il modo di Questo è anche vivere. vero, sì. Io la cosa che dico a voi, a tutti, che noi non abbiamo avuto un cambio generazionale, cioè io la Ah, c'hai nuova ragione. generazione Non li hai mai visti? non l'ho mai Ecco, vista, questo me lo non l'ho diceva mai Nico. vista Nico mi diceva prima una questo. cosa importante, che i nuovi, insomma, non li ha quasi mai visti, Mai visti, i ragazzi ragazzi. del 2000, tanto per Esatto, intenderci. Ecco. esatto. E anche questo certo ha inciso, ma chiaramente poi anche la fatica, la stanchezza, comunque 7 su 7, cioè fuori, qualsiasi tempo succeda. Sì, poi Insomma, oltre che il notturno lavorativo, il diurno di fare le varie preparazioni, pulizie, perché Bravo. io poi sono uno Sì, non è che meticoloso, andavi esatto lì cioè, all'improvviso, bravo, hai ragione. e quindi la giornata era molto impegnativa su tutti i fronti, ecco. E direi proprio di sì, caro Nico, fioccano saluti, ricordi, se mi diventa vece, dice Tiziano, il problema di oggi è che non insegnano alla nuova generazione. Poi ciao da Pami, ciao da Ramona, nel nome dei ricordi ti aspetto a fare una serata. Poi Cosimo, Nico ripensaci, poi Erika è proprio il supremo, nessuno come te. Miriam, grande Nico, devo dire che molti hanno veramente un affetto smisurato. Ti faccio complimenti per i 30 anni di carriera. I giovani adesso non sanno cosa si perdono a venire da te. Adolescenza fantastica. Evidentemente Erika ha avuto dei ricordi straordinari. Che Sì, è stato, ciao Erika, ti faccio un saluto. Eravamo noi i grazie. migliori degli anni fantastici. Grazie Nico, da Katie. E quindi abbiamo ripercorso un po' questi 30 anni con Nico, il supremo, che è venuto a trovarci. Ve l'avevo promesso, e oggi abbiamo un picco di ascolti questa sera, triplo rispetto al solito, quadruplo forse. No, no. Mi fa piacere. Dicevo, ve l'ho promesso questa mattina che avrei fatto di tutto per portarlo qui, e all'inizio, poi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo convinto. Sei contento di essere venuto? Guarda, non ho parole, io non mi aspettavo
tutto questo bene da voi, cioè, no, beh, da loro, sì, certo, no, anche noi, loro, ci mancherebbe, certo, ci manche, certo. Anche noi ti vogliamo molto bene, però devo dire che effettivamente è stata una cosa che anche noi non pensavamo, insomma, non pensavamo, un affetto assolutamente veramente smisurato, che continua in questi minuti sulla nostra pagina Facebook e anche su quella di YouTube, poi vai a vederlo. Senti, allora, possiamo chiudere qui, caro Nico, il nostro incontro di quest'oggi. Hai qualche ricordo, qualche aneddoto? Immagino ne avrai a bizzeffe. Ce n'è uno, due, qualcosa che ti che vuoi? Guarda, in questo momento ne hai proprio. Va bene, va bene. Veramente. Immagino però la gente che hai incontrato. C'è l'emozione fortissima. No, è emozionato, Nico, devo dire. Ringrazio tutti. È veramente emozionato, guarda. Perché effettivamente... cioè, non è stata una scelta facile, Ecco, infatti, immagino. Non è stata una scelta facile perché comunque, cioè, l'adrenalina e la voglia, quella non manca, cioè, solo che purtroppo... C'è qualcuno che ti consiglia addirittura di portare la sua salsa ai supermercati e ai centri commerciali, però bisogna, ci vuole un'altra fila, non è facile. Ci abbiamo provato, non è facile. Va bene, non è facile. Allora ragazzi, grazie perché siete stati straordinari. Allora, era un punto fisso, Francesca ti saluta ancora Marilena. Io venivo da te a mezzanotte e quando finivo lavoravo alla Eldor, dice Marilena. Erika, Nico merita questa gente, ti vogliamo bene, ciao da Vincenzo, grazie. Da Valeria, lo vedevo quando portavo mia figlia a ballare, Doriana, gli anni delle grandi compagnie, ciao Nico, grazie, un saluto, va bene, siete stati straordinari, anche Francesca, perché è bello avere un pubblico così affettuoso e soprattutto bello che è stato vicino a Nico in questo momento, come ha detto lui, non facile, un momento assolutamente difficile, certo, anche la scelta, certo, personale, insomma, complessa dopo 30 anni, no, esatto, Nico? Esatto. Chiudere non il furgone. Non si possono cancellare, no, queste cose qua. E quando è chiuso per l'ultima volta il furgone? È stato sabato scorso. Cosa ti è venuto in mente? È venuto in mente che sono arrivato in silenzio e sono andato via, diciamo, in silenzio, ma con un rumore così non me l'aspettavo da tutti. E veramente. Allora, sentite, se ci sarà un futuro lo faremo sapere. Anche Alessandra e Luca ancora, poi chi è che c'è ancora? Ele, sei stato il momento più bello della... aspetta un attimo, vediamo un po' se lo riesco a beccare. Un mito anche a Augusto Santini, il nostro amico fotografo, e poi ti saluta anche Ele, dice il momento più bello per il post serata. Ciao Nico da Ele, non mollare Erika, grazie, va bene, ciao. Tanto rumore, tutto meritato, aggiunge Cinzia. Allora, se ci sarà una Nico Bis, ve lo faremo sapere. Esatto, ce lo devi. No, assolutamente. Ce lo devi, sicuramente. No, nel senso, se ci sarà un Nico Bis, noi ve lo facciamo. Ecco, Tiziano dice: aspettiamo notizie. Calma un attimo, Tiziano, facciamolo prima riposare un attimo. Anche Barbara, un saluto anche da Barbara. Poi, quando si sarà riposato, come ha detto lui prima, mai dire mai, Nico. Esatto, certo. Vedremo certo. Un po' che cosa ci riserverà un po' il futuro. Intanto, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Un grosso in bocca al lupo e buona vita, come hai detto tu. E buona vita a tutti, ragazzi. Grazie. Ciao Nico, grazie. Ciao. Un caro saluto.